Grazie Presidente, la parola al Ministro Lamorgese per le conclusioni, ringraziandola ancora per questo significativo momento istituzionale. Prego. Grazie Presidente Patuelli, che, con il quale ci siamo sentiti nei giorni addietro, proprio perché c'era l'urgenza di sottoscrivere questo protocollo che ha visto la presenza di tutti gli attori fondamentali. Ringrazio tutti i presenti, il procuratore De Rao, l'avvocato Sandulli e così tutto il mondo dell'associazionismo, e quindi mi rivolgo anche dall'altra parte per tutti coloro che hanno preso parte attiva a questo protocollo, che sì, si diceva che si tratta di un aggiornamento, perché dal 2007, quando fu fatto il primo accordo quadro, da allora di cose ne sono cambiate tante. Consideriamo soltanto quello che è successo in questi ultimi 2 anni. Stiamo uscendo da una pandemia, dal Covid-19, che ha determinato situazioni complicate anche per le famiglie. Noi tante volte abbiamo partecipato a convegni con il procuratore De Rao, e proprio questo si è sempre detto, il rischio di questo welfare alternativo, per cui c'era l'esigenza che ci fosse una presenza dello Stato concreta, e la presenza concreta è anche questo protocollo, perché il fatto che il protestato può rientrare nell'economia legale con l'aiuto delle banche, con l'aiuto di Confidi, e soprattutto quello che vorrei dire è che c'è ancora tanto da fare, perché io mi sono fatta portare i dati prima di venire a questo incontro, quindi io credo che un grande ruolo ci abbia anche il mondo dell'associazionismo, perché se andiamo a considerare nell'anno da febbraio 2020 a febbraio 2021 c'erano da elargire 22 milioni di euro circa. Considerate che sono state deliberate elargizioni per estorsioni 20 milioni e qualcosa, e per invece usura 1,8 milioni. Quindi vuol dire che mancano le denunce. Se noi andiamo a vedere anche le domande presentate, e questo è veramente significativo, voglio dirlo qui che siamo tutti presenti, in modo che si possa operare anche su questo fronte, cioè aiutare coloro che si trovano in difficoltà a denunciare e seguirli dalla fase della denuncia all'azione penale, fino poi ad entrare nel circuito legale che noi stiamo ponendo in essere adesso con le banche. Ancora una volta ringrazio il Presidente dell'ABI. Voi pensate che nell'anno 2019 abbiamo avuto 418 istanze per usura, nell'anno 2020 255, nell'anno 2021, che pure doveva essere un anno delicato, io avrei immaginato un numero addirittura superiore agli anni precedenti, sono soltanto 155, e di queste 155 praticamente ne hanno deliberate un numero veramente non importante. Allora questa è l'occasione per richiamare quelli che sono i contenuti dell'accordo quadro, che certamente il dato importante è questa, come segnalato anche dal procuratore De Rao, è il fatto che le banche non chiudono il conto corrente, quindi chi anche è protestato può continuare ad avere un aiuto da parte delle strutture competenti senza la necessità di ricorrere
alla 'ndrangheta, mafia, alla criminalità organizzata. Poi una volta entrati è difficile uscirne, quindi noi dobbiamo evitare, questo lo Stato, la presenza dello Stato è importante proprio per questo, io ritengo. E poi una segnalazione appunto al mondo dell'associazionismo, che tanto ha fatto ma che tanto potrà fare anche in futuro in termini di accompagnamento delle vittime in un percorso che poi non distragga le stesse dalla retta strada, che è quella che è quella che noi abbiamo individuato e che adesso stiamo cercando di consegnare con un protocollo, un accordo quadro che ritengo sia assolutamente importante. Certo, il ruolo delle banche, ha ragione lei Presidente, oggi è un ruolo importante proprio perché siamo in un momento delicatissimo per il nostro paese, per l'economia del nostro paese, e quindi quando lei dice, mi parla anche dell'aspetto internazionale, sicuramente ancora oggi, soprattutto se consideriamo i fondi del PNRR, cioè avremo da fare la massima, da seguire, quindi le banche hanno un ruolo, ma anche quelle che sono le strutture di polizia, la magistratura, hanno un ruolo fondamentale nel seguire veramente i flussi di denaro, perché come diceva Falcone, seguendo i flussi di denaro poi si arriva a chi poi alla fine sono responsabili di tante attività illecite. Quindi questo mi auguro che sia un primo tassello, ma sicuramente è un tassello importante, quindi ben venga che siamo tutti così qui presenti, tutti coloro che operano in quest'ambito, e soprattutto ringrazio il Prefetto Cagliostro per aver seguito con attenzione un protocollo di questo genere, e ritengo positivo anche il fatto dell'osservatorio, che poi possa essere integrato a secondo le materie, a secondo le problematiche che vengono poste, e che possa riunirsi anche laddove, a parte due o tre volte l'anno, ma che possa riunirsi quando c'è un'esigenza che viene segnalata dal tavolo, perché quello che ritengo che ci sia una partecipazione attiva da parte di tutti, che non si chiude oggi con la firma del protocollo, ma che inizia da questa firma. Quindi grazie ancora e grazie a tutti. Credo che si possa procedere alla sottoscrizione. Sì.